Noi siamo un paese strano anche in questa direzione, perché trasformiamo sempre elezioni regionali, eccetera, in valore più generale. E quindi io credo che innanzitutto in Emilia-Romagna si vota per eleggere il presidente, quindi la discussione che in Emilia-Romagna si sta facendo è se Bonaccini ha governato bene oppure no e se è necessario cambiare qualcun altro. Poi c'è qualcuno che sta tentando di trasformare questo voto in un voto più generale per discutere di altre questioni. E io penso, sono fiducioso dell'intelligenza degli emiliano-romagnoli che conosco abbastanza bene, essendoci anche nato. Detto questo, i problemi del governo rimangono in ogni caso e per quello che ci riguarda, l'abbiamo detto in modo molto chiaro al governo, il problema è cambiare le politiche economiche sbagliate che sono state fatte in questi anni. Vorrei ricordare a tutti che finché c'è stato Salvini al governo, se parlo di fisco, si parlava di condoni fiscali e di flat tax. Sindacati abbiamo presentato la nostra piattaforma che oggi chiediamo di discutere al governo, è la stessa che abbiamo presentato quando il governo c'era Salvini. Quindi da un certo punto di vista è molto chiaro che oggi chi va in giro dicendo che lui sarebbe la soluzione dei problemi del paese è quello che quando è stato al governo ha aumentato i nostri problemi e ha creato ulteriormente queste diversità. Facciamo i conti con i governi che ci sono. Certo, ma lei vota in Emilia Romagna? Certo, sono un cittadino italiano, vado a votare come tutti voterà, i cittadini. Voterà Bonaccini, presumo, no? Io quello che voto, cosa voto io, lo dirò pubblicamente quando non sono più segretario della CGIL. Quello che è sicuro, io a votare ci vado e invito tutti i cittadini ad andare a votare, visto che l'altra volta in Emilia-Romagna votò solo il 37% dei cittadini, io penso difende andando a votare. Ma visto che adesso l'allenatore del Bologna, Mihajlovic, ha appena fatto un endorsement per Salvini, dice tifo per Salvini è un combattente. Ognuno è libero di esprimere il proprio parere, la democrazia è proprio è bella per questo. Ognuno è utile che esprima il proprio parere. Ognuno deve vedremo battersi per le sue idee.